Quindi siamo ufficialmente... Adesso sì, lo voglio! Con molta convinzione. Wow! Guardalo! Dieci ore. Le contate? Dove le contate? Ho guardato il tuo orologio. Dunque. Lavando il camper, lavando la bestia, che era ora. Sì, perché i nostri 140 cavalli ci accompagneranno, no? Tra l'altro la cosa che ha molto ridere sta cosa è che ci sono stati 40 gradi per tipo... 3 settimane. E piove domani. Facciamo piovere noi. Io ho deciso che fino lì sarà pulito e su sarà di un altro colore. Per non dire che sei bassa non ci arrivi. Ah. Ma non è che venga tanto bene? Eh? No, guarda, con la saliva. Com'è lavare? Bellissimo. Vuoi togliere il Marocco e l'Africa? Sapete che non lo lavavo? La Madrid. Sai che mi ha fritto solamente un lato? Non so, io ho fame. Cos'è che hai? Ho fame, dai, andiamo a mangiare 3 tappini. Chi va a farsi le unghie, no? E c'è chi si il giorno prima si spacca le mani a lavare il campo. Andiamo, secondo round. Andiamo. Dobbiamo rimuovere tutto quello che c'è su questo camper, perché dato che ci siamo, no, tutto no, il grosso. Indecenza, oggi va così, come ieri, come domani. Io non vedo l'ora di partire, posso dirlo? Minchia, sto bagno. Fa caldo? La sauna è bellissima, la tipica sauna piemontese, è perfetta, ha dei benefici ottimi, guarda i pori, guarda, guarda. Tanto io sto pulendo qua, c'è l'82 che non pulivamo. Chi ce l'ha fatto fare? Scusarci di pulire il camper. Di pulire il camper. Ah, perché sennò... Quindi, per chi ci segue, che brillante idea abbiamo avuto? Successo che Paolo, quando eravamo a Siviglia, ha avuto un'illuminazione. Mentre io dicevo, guarda che bello che è qua la città. Lui mi dice, ma vuoi mica sposare? Ah, come? Stai parlando in spagnolo. Non ho capito come faccio fatto. Ah, io non intendo. Poi la cosa è andata avanti tipo barzelletta, no? Tipo una volta glielo chiedevo io, lui mi diceva di no, una volta lo chiedevo io, lui mi diceva di no, poi sì, poi no, vabbè. Poi a un anno esatto. Quando eravamo a Siviglia. Che cosa? Detto così sembra, quando a Siviglia eravamo a... A dicembre. Gennaio. Dicembre, amore. Siviglia eravamo a gennaio. Abbiamo fatto Capodanno a Cipiona, a Siviglia eravamo prima, eravamo il 31 di dicembre. Eravamo a dicembre. Ma no, ma era gennaio. Cosa è andata scemando? Comunque, boh, non... eravamo troppo presi dall'Africa, due cani, le cose, bla bla bla. Fatto sta che il 18 maggio, sulla costa mediterranea del Marocco, sotto al diluvio universale, forse era quello, che erano talmente da troppi giorni nel deserto, sotto il caldo, comunque, sotto al diluvio universale decidiamo di provarci, no? Di sposarci, per dare un senso di famiglia, di completezza a ciò che siamo e a ciò che stiamo realizzando. Da quant'è che sei lì? In silenzio. Ciao. Guarda che chità ci acconsente! Non ho sentito! Com'è che noi ci siamo chiesti di sposarci? È successo più di una volta, è assurdo!
Cioè, non c'è mai stata una frase o un episodio conclamato. Stavamo passeggiando una volta a Siviglia, una volta in Marocco. No, poi non mi ricordo dove è successo. Alla fine abbiamo deciso, no? Con questa vista, con la pioggia. Perché sposa bagnata, sposa fortunata. Abbiamo avuto la brillante idea di provare l'ebbrezza di sposarci. A distanza, e quindi dato che le cose possono essere semplici, quindi quando sei in Italia dici vabbè, vado. No, non ho messo la tua mail, come faccio? Faccio la tua. Ma vuole anche la tua. Mettila. Provo a fare indietro. No. Come faccio? Vado avanti, pazienza. Quindi abbiamo detto, è troppo facile tornare in Italia e sposarsi in Italia. Facciamo dal Marocco. Tra l'altro stiamo mettendo un recapito telefonico. Come fanno a chiamarmi che sono all'estero? E come fanno a chiamare il mio che non mi spegne? Quindi abbiamo avuto la brillante idea di cercare di sposarci facendo tutto in modo telematico, cercando di far incassare tutto con il nostro rientro, perché staremo pochissimi in Italia, quindi sarà proprio un passaggio. Sistema il camper, sposa, via. Non lo so come andrà a finire questa cosa. Tanto siamo gli unici che si sposano col passaporto. Ah, bravo, molto bene. Ma guarda che faccia, non so se te lo accettano. Ah, tu mi vince qua. Non sei contento? Perché è un tubo. Forse ce l'abbiamo fatta. Già è arrivata una mail, Paolo. Grazie per aver perché adesso non sappiamo i tempi di attesa. Cioè, ci hanno detto che sono eterni. Ah, è arrivata la conferma di quello che ho scritto. E che diciamo che non ci sono impedimenti. Facciamo una domanda a Torino, i tempi sono biblici e quindi pensavamo di non farcela, però abbiamo usato l'escamotage di fare la richiesta in altro comune. Al che abbiamo detto, vabbè, diamoci come data ultima luglio, se ci chiamano bene, se no, cosa facciamo? Partiamo comunque, mettiamo due anellini finti e via, no? Che il sindaco ci benedica. Quindi in photo finish, proprio all'ultimo, il 22 luglio arriva una mail. Sara, ti ho fatto ridere. Sei ancora convinto? Per niente. Aiuto, non me lo aspettavo. Di solito ogni mattina controllo la mail, no? Così dice vabbè dai, magari oggi è arrivata la mail. E invece adesso stavo guardando altre cose. Pling, la notifica. Cioè io stamattina ho fatto la richiesta della carta d'identità, non per la pubblicazione del matrimonio. Poi leggo, appuntamento per le pubblicazioni il 27 luglio a Torino. Oibò, e noi siamo in Francia. In che si fa? Oibò. Abbiamo telefonato a casa, abbiamo dato la lieta notizia, abbiamo delegato. La lieta notizia di delegare qualcuno per andare a firmare per noi. Ci abbiamo ancora impiegato una decina di giorni per tornare al confine italiano e ci siamo goduti questa cosa, insomma ci siamo anche sposati un po' fra di noi, ti ricordi? Ho fatto il bouquet con i fiori di montagna. Sì, con un sacchettino. Poi se trovo una foto ve la metto qua, ma ce l'ho. Poi siamo arrivati qua. Ah no, quel giorno lì abbiamo fatto tutto. Stiamo compilando tutte le cose da fare, sono solo poche, Perché noi ci sposiamo e lo decidiamo la settimana prima. Non sappiamo niente, non sappiamo la data. Non so niente. A Torino abbiamo già scritto. Non sappiamo la data, non sappiamo il ristorante, non sappiamo chi c'è. Ci vanno i fiori forse. Mettiamo la GoPro come foto. Olimpia, ti devi mettere il fiocchettino, Dov'è tuo fratello? Ah, sacchettino, sei felice? Tu porti gli anellini. Ma loro possono venire? Ah sì, un comune. Fuori, aspettano. Aspettano fuori. Macchina. Che macchina? Il camper. Andiamo a piedi. Un camperino. Andiamo a piedi con loro al guinzaglio. E quindi in quel giorno lì, in tipo 24 ore? Sì, il 26 luglio avevamo tutto. Avevamo la data, il luogo, comune, il posto dove mangiare, gli invitati, i paggetti che erano, si sono, il mezzo, perché la casa, arrivare. L'unica cosa che ci mancava, le fedi, ma l'abbiamo presa tipo al volo in due giorni, e quindi adesso ci manca solo pulire il camper. Ma uno può essere in... ditemi che anche voi siete stati in questo stato pietoso il giorno prima, per favore. Non in camper magari. Non in camper. No, vabbè, adesso tu vai a tagliarti barba e capelli, dobbiamo fare i fiocchetti per le macchine, dovremmo scegliere la musica, in ultimo abbiamo rivisto un po' i tavoli perché domani diluvia. No. Ho lasciato Sara, sono finito di sistemare il van, anche il taglio di capelli si è fatto, sto per arrivare un po' di look che ho qui, torno a dare una mano,
Abbiamo deciso di dormire così, separati. Io dormirò dai miei, Sara dormirà... Da sola? Nel mio camperino? Sono molto molto emozionata. Adesso mi sto mettendo sulla colazione. Qua c'è... caffettiera. Poli. Saluta la telecamera, di a tutti che vuoi bene a tutti quanti, domani sei pronta. Scusi lei, sta da single solitari. Benissimo. Questo è il mio regalo di nozze per te, il filo interdetto. Vedete che fa le serenate? E c'è chi si passa il filo. Bravo amore, ti sposo anche per questo. Faccine sveglie ne abbiamo. Buongiorno mondo. Oggi è grande giorno. Sei felice? Qua dietro, qua in questo negozio, c'è un uomo che ha fatto la magia. Cioè, che poi tra l'altro le ragazze normali di solito fanno tipo le prove, no? Dell'acconciatura, le prove dell'abito. Allora, io l'abito l'ho preso online. Ho fatto le prove a casa di mia mamma e avevo sbagliato taglia, quindi l'ho mandato indietro. E poi l'ho riordinato tipo con spedizione prioritaria, perché sennò non arrivavo ovviamente, no? E boh, comunque l'abito l'abbiamo sistemato. Roberto, il parrucchiere di Chivasso, si è fatto mandare una foto, è stato non carino, già solo al telefono, di più, cioè, ah, faccio tutto io, stai tranquilla. Mezz'ora, ma guardate qua. Ora vediamo se Olimpia mi riconosce, guarda come corre. Ciao amore santo. Buongiorno, stiamo facendo una sorpresa ai nostri amici. Ciao! C'è Paola. Buongiorno! Guarda che arriva! Andipeti! Con Saretta a bordo! Wow! Signor Moressa Sara, qui presente? Sì, lo voglio. Ah, è sufficientemente motivato. Quindi è un sì? Sì. Sì, lo voglio. I testimoni hanno sentito? Lo vogliamo. Guarda, no. Dichiaro, in nome della legge, sono uniti in matrimonio. C'è una frase di Tiziano Terzani che ci sembra riesca a riassumere ciò che viviamo sulla pelle ogni giorno. Vivete una vita in cui potete riconoscervi. Ci piace immaginare di poter riconoscere in noi un domani il segno di questo mondo di cui ci sentiamo complici. Ci piace l'idea di potersi riconoscere in una vita che può sembrare strana, diversa, ma che per noi è realtà. Ci fa sorridere il pensiero di potersi riconoscere in gesti scontati, passarsi un paio di calzini quando in casa fa freddo, avvisarsi quando inizia a piovere, indicarsi ciò che ai nostri occhi merita di essere osservato. Ci piace immaginare di poterci riconoscere in una risata che esce dal cuore, nell'accenno di un sorriso, in uno sguardo di complicità. Grazie infinite per essere qui oggi, come sempre, a riconoscere noi e la nostra felicità. Dovevo scendere vestita di bianco per vedere mio marito con le lacrime agli occhi. Non l'avevo mai visto, mai, dico mai, con una lacrima, anche solo un accenno di lacrima. Era più emozionato di me, amore. Grazie veramente, non iniziamo a dire. Ringraziamo perché poi magari ce lo faremo di passato. Quindi grazie a chi c'era, grazie a chi ci sarà. Veramente, grazie di cuore a tutti. Arrivo. Prima del polpaccio. Corro! Allora prendi tutto, che aspetta, ti vengo da qua. Matrimonio bagnato, matrimonio fortunato. Bene, bene. Guarda che bella la sposa. Guarda che il fratello di fame. Guarda che ci fame.
sta rubando e ne ha già sbagliate tre, vedi te. Giratevi dritti allora. Paolo, ma almeno fino lì arrivi. Ok, perfetto. Chi ha chiesto all'altro di uscire la prima volta? Paolo, non puoi guardare. Chi cucina di più? Ci vediamo bene, eh? Un futuro in agricoltura, è un attimo. Paolo, dovresti essere più d'accordo. Happy wedding, wedding day! Da Mattia, che proprio il giorno del nostro matrimonio in questo rifugio bellissimo a Chiamunè è arrivato e ci ha detto: ragazzi, voglio farvi un regalo. Ciao Gennaro, facciamo vedere quanto sono fashion. Bello che sei, Rosa. Meraviglioso, meraviglioso. Adesso vi presentiamo anche Mattia, va bene? Vuoi presentarci un attimino dove siamo? Allora, noi siamo ai piedi del Monviso, siamo a Paesana, in Borgata Belloni. Siamo nati da un paio di anni con la nostra passione. Facciamo soprattutto passeggiate di un'ora, due ore. Facciamo lezioni per bambini e anche adulti. Abbiamo un sito che si chiama Fly Ranch. E poi abbiamo anche i due canali Facebook e Instagram, Fly Ranch ai piedi del Monviso, con Maggiolino che sta continuando a spingere. E avete il piacere di venire a godere di un momento veramente meraviglioso. Potete contattare Mattia e venire nei nostri luoghi del cuore e fare una bella passeggiata. Grazie davvero per l'opportunità, grazie, grazie, grazie. Ma non dobbiamo solo ringraziare Mattia, dobbiamo ringraziare un sacco di persone che hanno reso questa giornata fantastica. Veramente, non ce l'aspettavamo ed è uscito un momento che ci ha riempito il cuore di gioia. Ringraziamo in primis le nostre famiglie e i nostri amici che hanno accolto questa notizia, seppur all'ultimo momento, e che sono stati con noi in ogni secondo. Perché ripetiamo, l'abbiamo deciso tutto in un mese e organizzato tutto in un mese. Un ringraziamento speciale anche ai nostri testimoni che hanno testimoniato e l'hanno voluto questo matrimonio. Ringraziamo tantissimo Marta e tutto lo staff della struttura di Piamunè che si trova ai piedi del Monviso sopra il paese di Paesana. Vi consigliamo di andarci perché veramente, oltre a essere una location secondo noi favolosa, anche se il Monviso ci ha fatto il dispetto di non farsi vedere, però è un posto veramente meraviglioso che merita una sosta. Ringraziamo la pasticceria Luciano, ma in particolare il pasticcere Marco, sì, e tutto lo staff per aver fatto una delle torte più buone di che questo. Potessimo desiderare veramente. C'è un altro team che ci teniamo veramente a ringraziare con il cuore ed è quello di Piantando, che si occupa di avviare e sostenere progetti a impatto sociale e ambientale nel mondo. Perché li abbiamo scelti? Perché realizzano delle bomboniere che secondo noi hanno un significato veramente profondo. E che io in questo momento vado ad aprire. Dietro questa piantina abbiamo voluto sostenere la creazione di un pozzo in Malawi. Ci sono ancora due cose che vogliamo dirvi. Partiamo con la prima. La prima è un ringraziamento enorme a voi, la nostra community meravigliosa, a voi che quando avete scoperto in anteprima che ci siamo sposati ci avete scritto in tantissimi, ci avete mandato dei messaggi meravigliosi, alle persone che sono state contattate dai nostri amici e che ci hanno mandato un video spettacolare, cioè ci avete fatto piangere come bambini, veramente non ce lo aspettavamo. E quindi ve lo mettiamo subito, però rimanete fino alla fine. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're
Ehi da Paolo, vivissime congratulazioni a te e consorte. Io sono vivo, spero voi state bene. Tutto a posto. Cuccioli, tanti auguri. Mi raccomando, prendetevi cura di quei due animali. Intendo Paolo e Sara, ovviamente. Dai, ci vediamo presto da qualche parte in giro per il mondo. Happy, happy wedding day. Happy, happy wedding day. Happy, happy wedding day. Happy wedding day. We wish you the best wishes for your wedding. Vi auguro il meglio del mondo, il meglio possibile. Un abbraccio. A presto, ancora congratulazioni. Ciao. Hello, he. This love will make sunshine and positivity all over the world. I wish you all the best. Keep up the good work. Che siete due persone speciali, beh, questo si era già intuito. Ora, sposandovi, avete un ulteriore motivo per intraprendere un nuovo viaggio di vita insieme. Hey, hey guys! Woo! Ciao Sara e Paolo. Abbiamo un bel ricordo del vostro incontro nel nord della Spagna. Ci auguriamo di rivedervi da qualche parte per un altro giro a Carcassonne. Hope to see you again in the world. We will see. Un abbraccio e che sia una lunga, lunga, lunga strada insieme. Si brinda la vostra, al vostro amore. I want to wish you all the best for the marriage, all the best for the future and all the best for further traveling. See you guys. Un abbraccio grandissimo. Volevamo farvi i nostri migliori auguri per questa vostra nuova avventura. Volevamo farvi tantissimi auguri di buona strada. E un ringraziamento speciale a tutte le persone che ci hanno raggiunto fisicamente dopo aver saputo questa notizia. Che ci hanno accolti come in famiglia, veramente ci avete inondato di un affetto che per noi ha un significato veramente molto molto profondo. Grazie davvero di cuore. Ora cos'è che ci tocca? Ci tocca partire, no? Tutti partono per un viaggio di nozze e noi abbiamo detto più volte che partiamo per un viaggio di vita. Dove andremo? Ne parleremo nel prossimo video.